Benvenuti al TG Rosso Nero. Si chiude 2-0 l'incontro tra la Nocerina e il Sant'Agnello. I costieri vincono a Nocera Inferiore, sbancano il San Francesco e si proiettano in classifica generale verso la vetta. Lo ha detto anche l'allenatore Turi, erano arrivati qua per vincere la gara. E adesso le immagini della partita. Nocerina Sant'Agnello al San Francesco di Nocera Inferiore, esordio dal primo minuto in casa per Incoronato, l'attaccante che tanto aspettavano i dirigenti della Nocerina. Ricordiamo che Incoronato è esordito anche nel turno infrasettimanale contro la Marillianese. Partita subito cattiva e vedete che l'arbitro va a rasserenare gli animi dei calciatori. Prova subito a partire la formazione di casa, ma nulla di fatto su questa azione. Ancora Ferraioli che si invola verso la porta avversaria, ma la difesa ospite fa buona guardia. Passano 5 minuti e prova ancora Ferraioli a scalfire la difesa del Sant'Agnello. Partita molto equilibrata nella prima frazione di gioco. Si fa vedere dalle parti di Longobardi il Sant'Agnello con un colpo di testa che però è fuori di misura. Pochi minuti ed ancora il Sant'Agnello dalla parte di Longobardi. Prova ancora la formazione di Turi, il cross in aria di testa fuori dai pali difesi da Longobardi. Alla mezz'ora circa sfuma invece un'azione della Nocerina, una disattenzione difensiva da parte del Sant'Agnello, poteva essere una buona occasione da parte dei Molossi. E arriviamo al 31esimo, dove si decide un poco la partita. È la rete da parte degli ospiti, il gol, azione di contropiede da parte della formazione del Sant'Agnello, il cross di Sibilli Figlio che passa la palla al papà ed è l'1-0 per il Sant'Agnello al San Francesco. Diventa a questo punto difficile la partita per la Nocerina, ancora un'azione pericolosa da parte del Sant'Agnello, un po' confusa, ancora la Nocerina che dall'angolo batte ma riparte un contropiede incredibile. Non esce Longobardi, poteva uscire sul calciatore, si incunea in area di rigore l'attaccante del Sant'Agnello, viene messo giù. A vedere dalle immagini non ci sembra calcio di rigore, ma l'arbitro, la giacchetta nera, decreta il calcio di rigore. Batte Sigilli ed è la rete. 2-0 per il Sant'Agnello. Beh, partita chiusa per questo primo tempo. Vedete a bordo campo sul finale ci sono le proteste da parte del pubblico di Nocera Inferiore, ci sono gli animi un po' esagerati. E ci sono anche i provvedimenti da parte dell'arbitro, vi facciamo soltanto vedere le immagini senza fare un commento, però di fatto viene espulso il mister della Nocerina e Santoriello. Inizia la ripresa, entra in gioco Esposito, cerca di giocarsi la carta di un altro attaccante, la formazione di Nocera Inferiore. Batte la pioggia forte sul San Francesco, il manto erboso diventa un po' più complicato da essere gestito da parte dei giocatori. Prova ad andarsene manco del Sant'Agnello, un'azione che però viene tamponata dalla difesa della Nocerina. Ancora Sibilli che prova dalla distanza ma la palla è alta sulla trasversale. Si incattivisce la gara, vedete dalle immagini ci sono anche dei falli, dei provvedimenti
da parte dell'arbitro, il primo uomo che viene da Messina. Ancora la Nocerina che prova, nulla di fatto, ancora con i pugni, e prova ancora con Manco che un raso terra sibila il palo alla destra di Longobardi. Poteva essere una buona azione da parte degli ospiti. Azione della Nocerina che prova ad impensierire la difesa degli ospiti, lambisce il palo, la palla, e sfuma quindi la rete. Ancora 2-0 per la formazione del Sant'Agnello, passano due minuti, pericolo ma nulla di fatto, ancora una palla lontana dal palo. Ancora i Molossi che però rimangono in 10, viene espulso Arena, un'altra espulsione, e purtroppo a questo punto, oltre la pioggia, possiamo dire piove sul bagnato in questa gara. Nei minuti finali sono concitatissimi, andiamo subito alla fredda cronaca, azione di Manco che viene fischiata dall'arbitro, protesta Longobardi, e vedete che anche Longobardi finisce sul taccuino dell'arbitro, si becca il giallo, salterà la prossima partita. Siamo al 30esimo, prova Esposito da fuori ma nulla di fatto, risponde il Sant'Agnello. Il contropiede dei Molossi, la traversa, incredibile, sull'incrocio, poteva essere il gol del 2-1, poteva accorciare la Nocerina, nulla di fatti. Ancora un'azione da parte della Nocerina, il pubblico reclama il calcio di rigore. Sembra chiusa la partita, nulla di fatto. Il dribbling di Manco del Sant'Agnello in area di rigore, c'è il panico, ma para Longobardi. Ancora una azione da parte della Nocerina, un gol mancato da parte di Correale, incredibile, poteva essere quasi una rete da parte dei Molossi. E ancora nel finale Sant'Agnello prova ad impensierire la Nocerina con un tiro ma viene parato. Risponde la Nocerina con Esposito, poteva essere il secondo gol, ancora la Nocerina. È davvero nel finale, si fa vedere un po' la squadra di Nocera Inferiore, ma nulla di fatti, ormai è tardi. Risultato acquisito da parte del Sant'Agnello che sbanca Nocera, 2-0 per i costieri, ed è tutto per questa partita. Adesso, prima delle interviste in sala stampa, l'intervista al direttore generale, ex direttore generale della Nocerina, Bruno Iovino. Nocerina sconfitta al San Francesco dal Sant'Agnello, abbiamo qui il direttore, ex direttore della Nocerina, Bruno Iovino. Lei oggi qui sugli spalti ha visto un po' questa squadra in un campionato che non è sicuramente il campionato che deve fare la Nocerina. Beh, è il campionato che non deve fare la Nocerina, questo è senza ombra di dubbio. La sua storia la ricordiamo tutti, la conosciamo tutti, e è un campionato che da una parte è quello che deve fare, purtroppo, perché le regole sono queste, d'altra parte non mi sento dire che la città di Nocera o le città di Nocera inferiore e superiore meritano questo campionato. Lei ha visto un po' la squadra quest'oggi, sicuramente avrà seguito la Nocerina perché è sempre parte del suo cuore questa formazione. Cosa bisognerebbe fare per il futuro, per rilanciare questo club? Ma intanto bisogna dare atto della disponibilità di chi ha messo in piedi questa realtà, per evitare che il vincolo sportivo andasse fuori binario. Quindi già questo, bisogna dare merito e atto a chi si sta prodigando in questo momento. Però da soli non credo che si vada da nessuna parte, bisogna che tutti si scordano del passato, si dimenticano del passato e guardino al futuro. Vedere la curva, io ero abituato a vedere la curva a 7-8 mila persone, 10.000, vedere la curva chiusa, per chi è abituato a vedere calcio a Nocera, per chi ha vissuto a Nocera, non è una bella cosa. Però bisogna ripartire e si riparte tutti insieme, perché oggi la questione economica, la questione attuale non è facile, non c'è il Babbo Natale di turno che porta i 600, 700, 800, quelli che saranno, per investire su una realtà del genere. Quindi bisogna che tutti
insieme si mettono e si trova una soluzione. La soluzione è il pubblico faccia la sua parte, chi ha il ruolo di dirigente faccia la sua parte, ma ci vuole un'unità di intenti tra tifosi, società, mass media, autorità locali, per cui bisogna che si faccia il possibile per riemergere, perché sennò non si va da nessuna parte. Per una prima parte partita abbastanza noiosa, le squadre si sono annullate, poi si è sbloccato il risultato ed è andato un po' tutto più in discesa, non c'era, si è nervosita e avete avuto tra virgolette vita facile. Sì, il primo tempo è stato un primo tempo abbastanza equilibrato, soprattutto nella fase iniziale, dove spesso in questo campionato regna un po' più l'agonismo, la lotta sulla seconda palla e qualche contrasto un po' rude. Poi per fortuna siamo riusciti ad andare in vantaggio, gli spazi si sono leggermente allargati, abbiamo fatto un'ottima ripartenza nella quale ci siamo procurati il calcio di rigore che poi praticamente ha chiuso la partita. Proprio sul rigore, rivedendo le immagini un po' tra tutti quelli che abbiamo registrato su, è stato, mettiamola così, è stato furbo a procurarselo e poi da lì è scattato tutto il nervosismo che poi ha pregiudicato il resto della partita per noi. Allora, il nervosismo a me interessa poco perché mi interessa la partita giocata, quello che è la partita giocata, non parlo mai degli arbitri né a favore né contro. Nelle ultime tre giornate abbiamo avuto due gol annullati e non so perché, un calcio di rigore non assegnato e non so perché, nettissimo, forse più netto di quello di oggi, quindi non mi piace parlare degli arbitri. E ripeto, del nervosismo a fine partita o a fine primo tempo mi interessa poco. Quello che mi interessa è che comunque i ragazzi hanno offerto, dopo quella di Marigliano, un'altra prova di carattere, dove hanno dato battaglia per 90 e passa minuti alla squadra avversaria, che comunque resta una squadra di categoria importante, ben allestita, che sicuramente se la giocherà fino alla fine per i vertici della classifica, eventualmente per una posizione in zona playoff. Gragnano a quanto pare non si è fermato nemmeno a San Tommaso, doveva essere una squadra che poteva scambettarla, quindi insomma resta quello il duello, a meno che non si inserisca con la Scafatese a dicembre. Ma qualcuno parla ancora di inserimento della Scafatese. La Scafatese è una formazione che oggi non so, perché io vivo alla giornata e veramente non so chi incontro dopo la Palmese, ma sono sincero, e la Scafatese ad oggi è una formazione che nella casella sconfitta è ancora 1-0. E credo che questo dimostri che formazione sia, la solidità di questa formazione, alla quale eventuali operazioni di ulteriore rinforzo. Sì, è chiaro che poi a dicembre può cambiare completamente lo scenario e quindi possono rientrare formazioni che stanno dietro e formazioni che sono avanti, magari possono restare ferme al palo e non fare operazioni, il che le possa, fra virgolette, indebolire nei confronti delle altre, ma allo stesso tempo far sì che possano andare avanti con un gruppo già collaudato e quindi filare via liscio tutto sull'olio. Anche del Gragnano, ripeto, è un'ottima formazione, noi l'abbiamo già incontrata, è sicuramente una formazione fra le più importanti del girone, però noi pensiamo a lavorare alla giornata e al prossimo incontro è quello della Palmese, del resto anche della classifica ci interessa poco, andiamo a guardare a 10 giornate alla fine e vediamo dove siamo posizionati e che cosa dobbiamo programmare. Ultimissima, quanto danno fastidio le chiacchiere che a settimane alterne danno Giglio prima via, poi di nuovo dentro, poi di nuovo via e via dicendo? Queste sono chiacchiere che a noi non arrivano, perché abbiamo un presidente che io dico che vale per 3.000 tifosi. Infatti oggi ho detto alla squadra, magari loro avranno 1.000 spettatori, noi non abbiamo nemmeno 100 in casa, ma abbiamo un presidente che domenica scorsa ha guardato una partita sotto un diluvio universale in quel di Massalubrense, praticamente a bordo campo dietro la rete di recinzione, andando avanti e indietro come un giocatore. E questo, se viene fatto da una persona che è stato presidente di un club di Serie B, che ha vinto diversi campionati, gli dà delle motivazioni che, ripeto, valgono come quelle là di quando giochi con 3.000 spettatori sugli spalti. No, io sono entrato in ritardo e quindi non posso dire di cose che non ho visto. Ho visto che si è acceso a qualcosina, c'era un po' di nervosismo, ma credo che siano cose nei limiti della decenza di quello che è un atteggiamento sportivo. Niente di più, niente di meno. Mister, questa gara potrebbe essere sicuramente un'area importante anche ai fini della classifica.
ha detto che ovviamente giocate partita per nuovo partita senza guardare troppo in là. Quali sono i lati positivi e i negativi che vedi in questa gara che possono servire per correggere eventualmente? Ma io sono alla guida del Sant'Agnello da meno di un mese. Nei primi 15 giorni abbiamo giocato praticamente sempre, ogni due giorni c'era una partita e quindi non ho potuto allenare questa formazione, della quale mi sento di dire che non conosco nemmeno ancora tutte le potenzialità, perché ho trovato dei giocatori infortunati che secondo me sono dei giocatori importanti. E pian piano stiamo recuperando tutti gli effettivi della rosa, abbiamo fatto due settimane di lavoro, è chiaro che non posso pretendere tutto e subito, però nel primo tempo ho visto alcune cose che noi ricerchiamo negli allenamenti costantemente e questo mi fa piacere, mentre nel secondo tempo, nonostante avessimo dalla nostra il vantaggio psicologico di giocare sopra con due gol, nonostante il campo permette di giocare in ampiezza, ci siamo abbassati troppo e anche dopo che la Nocerina è rimasta in 10 uomini eravamo un po' troppo bassi e di questo non sono sicuramente contento. Quindi la gara non era preparata per giocare fondamentalmente in ripartenza, sebbene viene giocato fuori casa, ma è stato un po' l'andamento della gara che ha portato la squadra a giocare in questo modo. Sì, a volte devi fare di necessità virtù, è chiaro che davanti ci siamo dovuti inventare Sibilli, Giuseppe, prima punta che non lo è, perché ripeto abbiamo dei problemi con dei giocatori che non sono al 100% della condizione e adesso stanno recuperando degli infortuni e abbiamo provato delle soluzioni che ci permettessero di giocare davanti in 3 contro 3 perché avevo visto giocare la Nocerina nelle ultime giornate e mi aspettavo che si presentasse in campo con una difesa a 3 e soprattutto siccome ritengo che non sono velocissimi a coprire la profondità, avevamo un po' preparato questa partita cercando di giocare questo 3 contro 3 davanti attaccando di continuo la profondità, qualche volta ci è venuta bene, qualche volta ci ha detto male. Hai detto no, stavo come tornare a casa, sì. Però i 3 punti te li sei portati via, ci ha lasciato dentro. A me servivano i 3 punti, lo sai, noi siamo partiti comunque per arrivare primi. Non è inutile nascondersi, è inutile. E abbiamo due presidenti che sono ambiziosi. Quest'anno è entrato in società il presidente Gigli e quindi ci ha dato ulteriore forza e ulteriore esperienza. Comunque è il presidente che è stato in categorie superiori. E vogliono vincere come vogliamo vincere noi. Siamo una squadra attrezzata, esperta, con qualche giovane bravo e speriamo di continuare così. Avete lasciato un po' di punti per strada però fino adesso. Sì, capita perché comunque c'è stato il momento iniziale del campionato dove ci sono state tante partite, mercoledì, domenica, Coppa Italia, è fisiologico un calo, ci può stare e quindi l'importante è mantenere comunque alta l'intensità negli allenamenti e affrontare sempre le partite per vincere, poi dopo a volte anche gli episodi fanno la differenza. La categoria la conosci da l'anno scorso praticamente, però insomma dando un'occhiata a questo che è quel girone, al girone che c'è quest'anno, chi tra Gragnano, Scafatese ed eventualmente Real Vico può darvi fastidio per la vittoria finale diretta insomma? Io sono sincero, in questo momento penso partita dopo partita, però come squadre attrezzate credo che il Gragnano sia la squadra che ci darà più fastidio, anche se la Scafatese sta facendo benissimo e... Però credo che alla lunga il Gragnano ce la giocheremo col Gragnano. La tribuna, la curva, i distinti, tutto vuoto, sensazione. Per chi è una brutta sensazione. Io l'ho vissuta all'inizio quando sono arrivato, siamo stati bravi a riempire lo stadio, è stato bellissimo, sono stati 2 anni bellissimi per me. Poi purtroppo mi sono trovato fuori, non lo so perché. E quindi, però per me è sempre bello tornare qua a Nocera. Cioè, se avessi segnato avresti esultato. Non lo so, ma ti dico che tanto io non segno mai. Non so. Quindi. Hai fatto un ruolo importante a pagare. Sì, però no, non lo so, penso di no.
abbiamo visto le azioni, abbiamo anche ascoltato le interviste, soltanto al Sant'Agnello, perché la Nocerina ha riferito attraverso il suo addetto stampa che era in silenzio visto l'atteggiamento dell'arbitro di quest'oggi al San Francisco. Ci saranno anche probabilmente delle ripercussioni sui tesserati. Ricordiamo che è stato espulso l'allenatore Criscuolo. È tutto per questa puntata del TG Rossonero. Io vi rinvio a 15 giorni perché ci sarà la sosta per la squadra dei rossoneri e naturalmente a tutti voi posso solo dire e augurarvi una buona visione.